Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Ad un certo punto era scattata l'emergenza loculi a Sant'Egidio alla Vibrata, la necessità di reperire nuovi spazi e un ampliamento del cimitero comunale. È stato fatto, l'area è stata trovata, il progetto c'è, i lavori sono stati realizzati. Dunque non si va più alla tumulazione provvisoria, ma i cittadini potranno adesso contare su dei loculi per una sistemazione definitiva. Tutto è pronto, partirà l'avviso e dunque la procedura per l'assegnazione. Un avviso ai cittadini, come diceva lei, negli ultimi anno e mezzo, essendoci l'esigenza di tumulare comunque deceduti, come diceva lei, e l'abbiamo fatto ed è stato fatto nel passato con tumulazioni in provvisorio nel nuovo comparto. Verso la fine del 2020 abbiamo ricevuto dall'impresa la riconsegna dei lavori eseguiti per circa 200 loculi. Molti deceduti sono stati comunque tumulati in provvisorio. La settimana prossima, diceva lei, forse il 18, quella settimana lì farò una lettera alla parentela più vicina alle persone decedute, dove dobbiamo regolarizzare quel provvisorio in definitivo. C'è un regolamento che resta comunque tale e quale, ma questa è una sistemazione di quei loculi occupati in provvisorio e diventeranno definitivi. Ogni cittadino riceverà una lettera a casa con le informazioni. Voi avete fatto una stima di 80-100 loculi l'anno necessari, quindi diciamo che la cittadina dovrebbe stare tranquilla. Sì, credo non ci siano problemi, ci stiamo già attivando, come diceva lei abbiamo l'area all'interno del perimetro cimiteriale e sono previsti pure dei lavori di sistemazione dell'attuale struttura. Il piazzale d'ingresso, sono avanzati dall'altra volta alcuni soldi che stiamo utilizzando con una progettazione già affidata.